C'è una leggenda su questo posto, giusto? Sì. Credo di sì. Purtroppo qualsiasi notizia riguardo è stata eliminata ore fa. Non mi aspettavo che i demoni avessero potere anche nel regno digitale. Uffa, speriamo che basti il mio psico. Però, se ogni volta che mi concentro sulla stessa cosa, dite che va bene. Se per stessa cosa intendete leggende metropolitane e Maja Street, allora sì. I ricordi risvegliati dovrebbero essere connessi al luogo in cui ci troviamo. In sostanza, siamo nel posto giusto per informarci sulla leggenda di Col di Spagno, giusto? Esatto. Boss, hai risposto alla mia domanda. Mi viene da piangere. Usate il vostro psico, poi piangerete. Certo, concentrati Fred, concentrati. Ricordo. Quanti rinoceronti? Allora, Maja Street e Col di Spagna. Dai che mi manca poco. Ecco fatto. Ah, è lo stesso personaggio, però nell'ambientazione diversa. Oh, che culo, è già lei. L'abbiamo sgamata subito. Secondo Maja Street, chiunque calpesti il 18° gradino di Col di Spagna va dritto all'inferno. Saliamo senza contarli. Quindi dobbiamo controllare la scalinata di Col di Spagna, yo! Bel primo piano. Ah, guarda! Gli manca la... la rifinitura. Calpesta il 18° gradino e vai dritto all'inferno. Sì. Però, la dannazione eterna è così alla portata di mano? A portata dei nostri occhi, di sicuro. Andiamo. Ok. Andiamo a controllare. Ok, iniziamo a contare. Ehi, Tamarindo, c'è un motivo per cui dobbiamo farlo assieme. Beh, come altro dovremmo fare, scusa? È l'unica maniera di scongiurare un conflitto interno. Smettetela di fare i bambini. Dai, muoviamoci. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Ecco fatto. 15, 16, 17, 18. Ah! Tutto bene? Sì, sono solo inciampato. La fascia antiscivolo è cospicuamente assente. Questo spiega come mai Beat si è inciampato. Aspetta, è proprio così. Gah! Sarà una signora o un vecchio? Lo sapevo. Tutto bene? Ahi, si è inciampata all'improvviso, mi hai fatto paura. Guarda, non c'è l'antiscivolo, non li hanno ancora denunciati. Vero, è pericolosissimo. Oh, che strano. Mi sono sentita pungere la schiena. Ah! Aspetta, dove vai? Aspettami! Quella signora è scivolata sul 18° gradino. Penso di sì, poi è corsa via come un'atleta olimpica. Strano, io non ho sentito niente. Nemmeno io. Bah, mi sa che sta leggenda è falsa. Ehi, mi spieghi cosa ti è successo? Io? Lord Rindo. Nobile Rindo, posso suggerirvi una scansione di quella donna? Al momento non sembra affatto nelle condizioni di spiegarsi. Buona idea, Nagi. Eccole qua, che paura. Che brutto spavento. Non ho mai provato tanta paura scivolando su uno scalino. Ho sentito proprio un brivido lungo tutta la schiena. Quindi ora entriamo dentro il suo subconscio? Sembra che abbia sentito un brivido lungo tutta la schiena. Non mi pare che sappia cosa l'ha provocato, però. Deve esserci qualcosa che ci è sfuggito a tutti. Boh, a me sembrano tutte delle scale normali, io. Ora che ci penso, tu sei solo inciampato, Beat. Forse bisogna cadere sugli scalini per sentire qualcosa. Qualche volontario? Qualcuno deve farlo. E come lo decidiamo? La morra cinese mi sembra appropriata. Ci sto! Dai, forza! Ok, ok, pronti. Sasso, carta, forbice. Tocca a Fred. Boom! No! Mannaggia! Mi spiace, boss. Ma poi tutti carta, solo lei sasso. Non piangete per me. Accetto umilmente il mio destino. È ora di dire... Ehi, oh, ti sei tipo lanciata. Stai bene, spilletta. Non potevi andarci più piano, boss. Come ti senti, Nagi? Io? Gah! No. Che c'è? Vedi qualcosa? Vattene da lì, spilletta, rapida. Ho i brividi all'improvviso. Fatemi scansionare l'aria. Ah, uno scorpione. Ma che cavolo, è uno scorpione. No, è un rumore. Facciamogli capire che è meglio lasciare stare i Witch and Twisters. Salute pure la tua tana, sgorbio. Ah, pensavo uno scontro a tre, visto che Nagi era un attimo fuori combattimento. 126 punti, saliamo adesso di livello. Speriamo. Ma è lo stesso che ho combattuto
Il primo giorno? Ulla, calmi. Perfetto. Cacchio, è uno scontro a veleno qua, Solo che, ti è andata di sfiga. Io potevo ricaricarmi la vita, tu no. L'abbiamo rischiata perché stavo giocando troppo unsafe nella nube velenosa, effettivamente. Dovevamo fare molta più attenzione. Salto nel buio, ma non ce l'avevo già quella spilla io? Vabbè, almeno abbiamo ricaricato la vita, dai. Sti rumori ormai si infilano dappertutto. Mai prima d'ora ho provato un brivido del genere. Ora capisco com'è nata questa leggenda metropolitana. Ma secondo te, ti appunto? Cioè, cavolo, chissà che male. Non solo sei caduta, ma ti sei pure beccata una puntura a sorpresa. Cioè, peggio di così non poteva andarti. Non serve che mi ricordiate ciò che ho sofferto. In ogni caso, sappiamo quello che c'era da sapere. Andiamo a raccontare tutto al demone. Devo per forza o posso andare avanti? Qui all'incrocio pedonale invece un mistero c'era, giusto? Sono sicuro che ci sia una leggenda metropolitana in questa zona. Lasciate che controlli in rete. Hanno cancellato persino i siti di pochissime visualizzazioni. Chissà cosa si sono inventate le altre squadre. Già, puoi dirlo forte. Chi sei delle altre squadre? Io, anche noi abbiamo dei trucchetti, usiamoli. Forza, Fred, tocca a te. Oh, ok, mettetevi comodi e lasciate fare a me. Proviamo. Vai subito. Allora, vai con Alessandro Borghese e fagli ricordare dell'incrocio pedonale, sto per dire Central Street, ma non è quello. Vediamo, qualcuno che ricorda, eccolo lì. Quello è il mega schermo di cui parlava Macha Street, giusto? Quello che mostra un posto per un secondo e se ci vai muori entro 7 giorni. Wow, The Ring. Però cos'era che bisognava fare per morire? Forse percorrere il perimetro in senso antiorario, se ricordo bene. Ma chi lo farebbe mai, scusa? Chi vuole morire entro 7 giorni? Ma quando è che compare quel posto sul megaschermo? Macha Street diceva che ogni giorno appare per un secondo un posto di Shibuya. Ma sarà tutto inventato, come ogni leggenda metropolitana. E poi chi se ne frega se un posto di Shibuya venne mostrato una volta al giorno? Ok. Ah, quel megaschermo, io pensavo l'altro. Quindi dobbiamo cercare il posto che appare sul megaschermo. Chiunque ne percorre il perimetro in senso antiorario muore dopo 7 giorni. O così si vocifera. Ma anche se fosse vero, chi cavolo di noi vorrebbe provarci? Temo che vi stiate rivolgendo alla persona sbagliata. Quel posto appare per un solo istante, giusto? Non ho voglia di stare a fissare lo schermo per beccare il momento. Magari c'è modo di capire quando viene mostrato, più o meno. Potrei usare il mio psico davanti al megaschermo. Mi sembra un buon piano, yo. Se pensi che funzionerà, yo. Funzionerà, se becco l'idea giusta. Bene, ora mi concentro sul megaschermo. Ricorda, megaschermo. Megaschermo. Ecco qua. I disegni sono brutti. Brutti, 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 Fred. Mi dispiace. Oh, guarda lì, è apparso un simbolino. Dove sono? Giuro di aver visto qualcosa sul grande schermo. Sembrava un edificio con un arco. Ma che razza di posto era quello che è apparso sul grande schermo per un secondo? Sembrava un edificio coperto da piante. Quello di qua per voi, per me è di qua. Quello schermo avrà dei circuiti fritti. Io l'ho già visto quel posto che è apparso poco fa sul mega schermo. Si trova tra due strade qui da qualche parte. Quindi cerchiamo un edificio con muri coperti di vegetazione. E c'è un arco. Cosa vuol dire che si trova tra due strade? Non so, ma sicuramente da qualche parte qui a Shibuya. Se vi viene in mente dove possa essere, fatelo sapere, ok? Ma è facile, ragazzi. Ci siamo appena passati. È Tower Records. Eccolo lì, un arco ricoperto di vegetazione. Vediamo qual è questo mistero. Beh, qui ci sono delle piante sul muro. E diversi archi. E si trova anche tra due strade, yo. Ah, il palazzo del grande schermo doveva essere il Modi. Bel lavoro, ragazzi. Un momento, cosa bisognava fare una volta qui? Percorrere il perimetro in senso antiorario. Oh, giusto. Ehi, ma poi non muoiamo. Beh, non lo sapremo mai se nessuno ci prova. E va bene, lo faccio io. Cioè, se proprio ci tieni.
Com'è antiorario? Ormai è tardi per fermarlo, è già metà. Il giro non sembra aver sortito alcun effetto. Immaginate se ci toccasse davvero aspettare 7 giorni. Hold it. Ehi, twisterucci. Vi sto osservando da un po' di tempo. Ditemi, che cosa volete da me esattamente? Fatemi indovinare, volete fare punti facili? Aspetta, cosa c'entrano i punti, scusa? Insomma, se non siete interessati allora me ne vado. Ma almeno spiegaci di cosa stai parlando, io. Ah no, era... è Beat che fa io. Noi siamo qui per indagare su delle leggende metropolitane. Del tipo? Dicono che chi percorre questo perimetro in senso antiorario muore entro una settimana. Dobbiamo capire cosa c'è sotto, così uno dei tuoi ci lascia passare. Quindi spicciati e dici se ne sai qualcosa, io. Occhio come ti atteggi, sbruffone. Ora te la vedrai con rumori. Sono il camaleonte. Quello del primo giorno di questa settimana. Che tra l'altro ho riaffrontato. È uno stronzo di nemico, ma... si può fare. Più che altro è invisibile quello che mi urta. Beccati questo. Vai Rindo. Bravo Fret. Oh, chi mi ha congelato? Oh, lui mi ha congelato. Madonna mia. Che ne dici di congelarti, stronzo? Avvelenalo Rindo. Perfetto. Occhio da lì. Benissimo. Congelare e mettere sotto roccia. Uno dei... delle combo migliori che si può fare in questo momento. Zanna di ghiaccio, la spada di fuoco. È vero, potrei mettere la spada di fuoco invece che questa d'acqua. Mi sembra molto più performante quella di fuoco. Dobbiamo vedere. Al diavolo. Allora, ti sei sciolta la lingua? Che ne dici di spiegare che cosa ci fai qui? Non costringermi a prenderti a calci. Ok, stavo usando il mega schermo per far capire dove mi trovo. Se vedevo qualcuno fare il giro al contrario di quel pilastro, sapevo che voleva contrattare. L'accordo è semplice, 300.000 yen via Shibupei per lottare contro il rumore. Quindi, state elargendo i giocatori? Esatto, punti. Un servizio per gli sfaticati che ogni tanto se la dormono. È il mio modo per aiutarli a stare al passo con la competizione. Insomma, a rimanere nel gioco se vogliamo. Però 300.000 mi sembra un po' tanto per un rumore. Ehi, è il mercato a decidere il prezzo, non io. Eppure, non credo che siate esattamente un buon samaritano. Rilassati, quattr'occhi. Non stravolgi mica la classifica se ammazzi uno o due rumori in più. Il mio servizio è per quei giocatori pigri che non voglio farsi scoprire dai propri leader. E di quali squadre parliamo? Quella di Canon? Quella di Motoi? Posso solo dire che alcuni giocatori non stanno esattamente giocando. Però sanno che sarebbe un casino se lo scoprisse il loro leader. Se vogliamo vederla così. E così entro in gioco io. Ma tutto questo cosa c'entra con il PR? In che senso? Ah, la gente con il sesto senso. Vero, alcuni del PR riescono a cogliere i miei messaggi subliminari. Siccome erano solo d'intralcio, me ne sono liberato. Allora è così che è nata la leggenda. Sei un pagliaccio, io! Temo che questa volta dovremmo manipolare la verità nel nostro racconto. Mi sembra una buona idea se non volete che i vostri avversari vi odino. Dubito che la prenderebbero bene se li fate passare per degli imbroglioni. Beh, ciao. Mentre camminiamo possiamo pensare a cosa dire al demone. L'importante è che la verità la sappiamo noi. Andiamo verso Central Street, così possiamo parlare con lui. Secondo me abbiamo già raggiunto i punti necessari. In ogni caso avanziamo. Sapete, le leggende metropolitane si vanno un po' più leggendarie. Hai ragione, dov'era il mistero, io? Secondo me è Shoka. L'unico mistero è come siete riusciti a smascherarle. Wow! Lo sapevo! Di cosa stavate parlando con l'altro demone? Quale demone? Quello con i capelli rosa, ovviamente. Ah, si riferisce a Lady Uzaki. Sì, certo. Parlavate del gioco o qualcosa del genere? Beh, sì, più o meno. A quanto pare potremmo non essere morti, che in questo caso è una cosa negativa per noi. Accidenti. Fret,
Stare zitto? Ehi, gattina, tu sei con quelli di Shinjuku, giusto? Sì, e allora? Solo i demoni di Shinjuku sono abbastanza folli da portare i vivi nel PS, io! Quindi, che ti importa? Voglio solo sapere qual è il tuo tornaconto. Cosa ci guadagnate facendo tutto questo? Non ne ho idea. E se anche lo sapessi, perché dovrei dirlo a voi, idioti? A Reaper. Ascolta, demone. Mi chiamo Shoka. Per il PR, noi in questo momento non esistiamo. Si può sistemare questa cosa? No, se non vincete. Quindi, perché non smettete di lamentarvi e pensate alla missione? Hai visto come i Ruinbreakers vincono ogni settimana? E allora? Allora cosa aspettate a trasformarli in demoni? Non ha senso farli giocare nel gioco in eterno. È una loro scelta, dicono di voler continuare, quindi glielo lasciamo fare. Allora un'altra domanda da farti. Perché voi demoni non fate niente se questo gioco si chiama il gioco dei demoni, yo? I Ruinbreakers agiscono da demoni più di quanto lo facciate voi. Hai coraggio a dire così, tu che sei un ex demone. Pensi di sapere tutto del nostro lavoro solo perché hai giocato una versione preistorica del gioco? Le uniche persone che contano qui sono quelle che hanno il potere. I deboli possono frignare quanto vogliono, ma non li ascolterà nessuno. Beh, allora, perché non la smetto di frignare e non inizio ad agire? Che posa strana. Perché non posso, è quello che Shiba... Cioè, è così che funzionano le cose a Shinjuku. Stava dicendo tutt'altro. Finché il potere, il gioco è in mano tua. Non fare prigionieri, non lasciare superstiti. Così si fa a Shinjuku. Ma è disumano. Forse, ma se vuoi davvero arrivare in testa, devi fare tutto ciò che è necessario. Cosa intendi con tutto? Intendo tradire, ingannare, pugnalare le spalle, tutto ciò che è necessario. Se giocate sporco, sarà più divertente da guardare. Quindi io vi do il permesso di farmi vedere un gran bello spettacolo. Sei marcio fino al midollo, io. Più che una dea della morte, un agente del caos. Oh, ma come siete carini. Adesso che ne dite di farmi vedere quanto siete malvagi? E ora che qualcuno dia una scossa alle cose qui. Ci vediamo, sfigati. È sulla cover, quindi ci aiuterà. Beh, se davvero vuole dare una scossa alle cose, allora fare fuori il Ruinbreaker sarebbe un buon inizio. Io voto per accettare l'offerta di Canon. È proprio da te. Che ne pensi tu di attaccare i demoni? Questa proposta potrebbe metterci in grave pericolo. Ehi, Beat, Nagi, cosa ne pensate di fare squadra con Canon? Non è una brutta idea, è solo che non so molto su di lei. Se pensate che possiamo fidarci di lei, io ci sto io. Per quanto sia ammirevole la dimostrazione di cavalleria di Lady Canon, è arduo discernere l'autenticità delle sue intenzioni. Già, è quello che penso anche io. Ci sono ancora troppe incognite, non so cosa. Un messaggio? O è una trasmissione? Oh, fantastico, il Game Master più amato da tutti. Greetings. Salve, pecorelle di Shibuya, è il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Spero che abbiate fame di battaglia per il giorno 4. Ho una notizia rovente per voi. Ma questo tizio dice sempre le stesse cose. Pensavo anch'io la stessa identica cosa. Non ricordo di aver sentito altre variazioni. L'obiettivo è ancora piede libero, non è stato avvistato. È come se tutta Shibuya si fosse raggelata. Non ditemi che siete già andati in letargo. Speriamo che sia solo una quiete prima della tempesta. Altrimenti non credo che questa città avrà un futuro. Anche questo tizio sarà un demone di Shinjuku. Quindi cercate di risvegliarvi, giocatori, o i Ruinbreakers vinceranno un'altra volta. È ora di accendere le candele della vostra immaginazione e mostrarmi di che pasta siete fatti. Non mi fido di questo sbruffone. Qual è il vero obiettivo di questo gioco, io? E con questo, addio. I see. Allora, andiamo avanti con la missione. Andiamo. Cioè, sembra che tu stessi parlando con me. Imparate in fretta. Forse un po' troppo in fretta. Oh no, si metteranno assieme. Eccoci al 104. Un po' mi stupisce che ci sia una leggenda anche qui. L'unica storia che conosco di questa zona risale a 2 generazioni fa. Sono più che curioso di scoprire come si è evoluta. Oh, pensavo che le leggende metropolitane non cambiassero. Tutt'altro, alcune si evolvono col passare degli anni. E che storia gira su questa zona? Beh, se ve lo dicessi morireste all'istante. Volete che scenda nei dettagli lo stesso? Beh, magari no. E poi come faresti tu a essere viva se già la conosci? E se invece mi informassi su una leggenda più recente? Bella idea, yo! Ok, ci provo. Concentrati, fretta! Vai e fai ricordare alla... aspetta, già che siamo qui, a questo punto, combattiamo un po' così. Mangiamo un po', visto che abbiamo bisogno di crescere di punti. Beat, non male, è risalito bellamente di punti nonostante fosse sotto rispetto a tutti. Ed è quasi allo stesso livello di attacco di Nagi, nonostante Nagi abbia dei boost mica male.
Ok, la leggenda del 104. Vediamo se qualcuno se la ricorda. Ecco fatto. Ricordo. Siamo al 100, quindi dovremmo vedere subito chi se la ricorda, giusto? Col cavolo. Però aspetta, ecco, appunto, eravamo troppo lontani. Allora, questo incrocio davanti al 104. In un video dicevano che qui un ragazzo ha avuto un incidente e ora è un posto maledetto. Ok, potrebbe essere uno dei tanti giocatori che è morto, effettivamente. Matcha Street diceva che calpestare una delle strisce pedonali davanti al 104 ti attacca una grande iella. Per andare sul sicuro, meglio se hai levito tutte. Quindi l'attraversamento davanti al 104 è maledetto, eh? Sembra che calpestare una certa striscia pedonale porti grande sventura. Beh, che dite di appostarci davanti all'attraversamento? Ok, d'accordo. E se invece calpestassimo tutte le strisce? Rindo. Di un po', Tamarindo. Cosa? Hai visto che ogni tanto qualcuno si ferma all'improvviso? Tan tan tan. Ora che me lo fai notare è molto strano. Vero? Allora, avete notato qualcosa? Abbiamo visto delle persone fermarsi in mezzo all'incrocio. E tutte nello stesso punto, tra l'altro. E cosa hanno fatto nel momento in cui si sono fermate? Hanno guardato il cellulare, mi pare. E poi qualche secondo dopo hanno ripreso a camminare. Alla fine non è troppo strano. Magari è stata solo una coincidenza assurda. Aspetta. Eh? Guardate, anche quella ragazza si è fermata. Assaggiate la mia ira. Maledirò fino all'ultimo di voi. Per me sta solo messaggiando, io... Potrebbe essere che si fermano tutti davanti a fare una foto a quel punto. Aspetta. Ehi, Fred, quel tipo non ti sembra sospetto? Quale? Ciao. Ma è un maniaco. Oh, quello. Sì, un po' sì. Credo che non conosca il concetto di spazio personale. Come si può spiare dal telefono così sfacciatamente? Invero, mi sbalordisce. Sinceramente, sono un po' stupito che lei non se ne sia accorta. Sì, è anche troppo tranquilla. Dite che sono amici o roba così. No, è un giocatore, ciccio. Oh, ehi, non riesco a scansionare quel tizio. Allora è uno di noi, eh? Proviamo a parlare con lui. Ma uno che ti va dietro così? È un maniaco. Boh, vabbè, guarda. Ehi, hai un minuto? Cosa? Perché mi... Ah, ho capito, sono un giocatore. Che si dice? Mi chiedevo se sei uno dei più rare. Da cosa l'hai capito? Dalla mia aura aristocratica? Questo non è importante, bello. Siamo più interessati a quello che stai combinando. Oh, quello. Ecco, io... cioè, stavo solo... No, a voi non devo nessuna spiegazione. Oh, adesso non fai più il gentile, eh? Chi se ne? Basta parlare. Volete una rissa? Ehi, perché non ti cal... Vieni, cocco di spacco. No, pestiamolo. La faccia proprio. Madonna mia. Se avessi quella dei pugni adesso sarebbe perfetto. Vieni, stronzetto. Madonna mia. Allora, la spada di fuoco non è male. Però mi sembra che... Non male la cosa del veleno. Avvelena tutti con un raggio, mica male. Colpito in pieno, stronzo. Ridi su sto cazzo. Ti ho appena fatto esplodere, idiota. Ci sta bene. Madonna mia. Voi ancora non avete capito. Dovreste essere spaventati da noi. Eppure fate ancora gli splendidi di sto cazzo. Fate ancora gli splendidi di sto cazzo e io vi faccio un culo a tarallo così. Madonna mia. Ci date almeno una spilla interessante oppure no? Canzone pirata. Ah, interessante.
Non lo capite quando uno scherza? Perché io stavo scherzando. Non volevo combattere davvero. Non c'era motivo di saltarmi addosso. In tal caso rispondi, che cosa stavi combinando? Ah, stavo solo usando l'imprinting su di lei, a che te ne frega? Ma Ciao ci fa. È raro vedervi così contrariato. Che cavolo stavi cercando di farle fare, scusa? Insomma, l'avete vista, no? La facevo messaggiare con i suoi amici. L'aiutavo a tagliare i ponti, come si suol dire. Cosa? Sapete, tutti ci preoccupiamo per le nostre amicizie e per come ci vedono gli altri. Volevo liberarla da questo peso, tutto qui. Le ho solo dato una mano. Che ne dici se ti ficco quella mano dove non ti batte il sole, eh? Ehi, tenetelo al guinzaglio, quel cane è rabbioso. Ma perché? Che ci guadagna a infastidire una povera ragazza? Il piacere che si prova facendo un atto di carità. Carità? Questo tizio ha qualche rotella fuori posto. Non vi sta bene, peccato, non potete impedirmelo. E a chi ci fa giocare non importa nulla di come usiamo i poteri. Sarà anche vero, ma tu rimani un... Nobile Rindo, non perdete le staffe per questo villano. Sì, probabilmente nulla ci impedisce di usare i nostri poteri come più preferiamo. Tuttavia, questo non vi dà il diritto di rovinare le amicizie di una ragazza innocente. Giusto. È un po' come diceva Nader, nessuno fa bene a fare del male. Non posso che concordare. Motoi non ne sa niente, please. Vero? Eh? Questo che c'entra? Come pensi che reagirebbe il tuo leader se lo venisse a sapere? Ehi, è una minaccia. Pensi che me ne starò buono e tranquillo solo perché ci metti in mezzo il capo? E poi sarei io quello che lo retelle fuori posto. E va bene, se a lui stanno bene questi comportamenti, allora te lo dico io. Quello che stai facendo è sbagliato. E dai, stavo solo scherzando. Oh, sul serio? Sì, mi spiace che vi abbia dato fastidio. Non mi beccherete più a farlo. Vabbè, ci vediamo. Ma questo è un coglione. È stata una ritirata fulminea. È proprio vero quando dicono che la gente è imprevedibile. Non deve essere facile stare dietro a ogni membro di una squadra. Se poi ti viene pure in mente di fare un'alleanza, diventa ingestibile. Beh, anche questa è andata. Andiamo a spiattellare tutto a quel demone. Sì, chiaro. 5.000 yen, benissimo. Hola, signor Rindo. Motoi. Sono felice di veder Was qui. Volevo dire voi, scusate, le abitudini cosmopolite sono dure a morire. Comunque, la missione di oggi è una vera chicca, no? Tutta questa faccenda del soprannaturale mi fa venire i brividi. Sul serio, credevo che questa roba ti piacesse. Sarei più a mio agio se potessi vedere cosa c'è dietro, per dire così. Un'altra faccia nuova, eh? Vi presento Motoi, il leader di Pure Art. Quindi non sei uno dei nostri. Sacre bleu, tu devi essere il famigerato dei Sukenojo. Fermo lì, mi chiamo Beat, yo. Oh, sorry, mio caro Beat. Si dice che tu sia tres bien in forma, cioè muy colto sul mondo di cui operano i demoni. Muy colto, che sta dicendo? Pare voglia dire ben informato in spagnolo. E parla come mangi, yo. Oh, le mie scuse sentite. Sei fortunato però, Rindo. Canon e io faremo carte false per avere un giocatore come Beat. Davvero? Ma certo, ormai restano poche squadre, quindi ci serve tutto l'aiuto possibile se vogliamo evitare la cancellazione. Sì, capisco benissimo. Che situazione difficile, siamo davvero les miserables. E in momenti del genere che la gente crea delle... Oh, com'è che si dice? Ditelo con le vostre parole. Ah, sì, un'alliance. Sono sicuro che sarebbe un vantaggio per tutti. Sarei più tranquillo se sapessi cosa vuol dire. Alleanza, in francese a quanto pare. E cosa vuol dire con questo, di preciso? Ah, perdonatemi, non volevo presentarla come una vera e propria proposta. Beh, non sarebbe la prima che riceviamo. Eh? Qualcun altro è venuto a parlare con voi? Beh, vedi, faccio fatica a pensare che quei balordi al primo posto propongano un'alleanza. Quindi resta solo Canon, Nest Chess Pass? Non sono sicuro di averlo detto giusto. Forse dovremmo dirglielo. No, è una pessima idea. Ehi, non c'è bisogno di avere fretta. L'ha fatto apposta o era involontario? Avevo il sospetto che Canon stesse tramando di nuovo qualcosa del genere. Di nuovo? Vuole che l'aiutate a sconfiggere i Ruinbreakers, eh? È sverdad? Pensavo che avesse rinunciato dopo che gli altri tentativi erano andati a vuoto. Ma immagino abbia cambiato idea dopo aver visto la vostra... puissance. Non sono sicuro. Aspetta, quali tentativi sono andati a vuoto? Beh, vediamo. C'è stata quella battaglia contro il tosto Tsutsukiji, poi un incontro con la silenziosa maletale Tsugumi... Ma voi siete riusciti a farli fuori entrambi, sin problema. Non è un'impresa da poco. Quindi il leader dei Ruinbreakers vuole restare nascosto finché i suoi scagnozzi non saranno stati sconfitti. Wow, sembra che Kano abbia davvero fiducia in noi. Non invidio la tua situazione, mio amico. Devi prendere una decisione difficile. Però lascia che ti dica quello che penso. Formare un'alliance nelle circostanze attuali sarebbe muy bien, muy bueno. Pensi che sia una buona idea?
Di sicuro non è una cattiva idea, e anche io sono pronto a fare il necessario. Wow, e cioè? Dare una mano, ovviamente. Più persone collaborano, meglio sarà il risultato. Risultato in francese. La verità è che qui... io non voglio essere cancellato, e se possibile vorrei che non lo fosse nessun altro. Sono d'accordo con te, Motoi. E come ho scritto una volta, esistere significa essere qui o ovunque tu possa essere. Penso che sia cruciale non perdere di vista il fatto che tutti noi esistiamo qui, proprio ora, insieme. Sì, capisco cosa intendi. Siamo tutti qui per un motivo. Mi piace un sacco, io. Anche se non sei qui ora, eri qui un tempo. E questo è ancora importante. Beh, sono felice che mi abbiate... intendido, signori. Sono estremamente grato alla città che ci ha uniti e a tutti coloro che la chiamano casa. Mettiamocela tutta, d'accordo, ciao, amico? Ciao. Mandami un messaggio quando vuoi. Fino ad allora, au revoir. Accidenti, mi spiace per Motoi, sapete. In ultima posizione e tutto il resto. Oh, giusto. Se i Rimbreakers sono in testa e noi siamo subito dietro, questo vuol dire che Motoi o Cannon sono all'ultimo posto. È vero, 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 vero. Le missioni secondarie lasciamole un attimo da parte. Quindi Dogenzaka uscita ovest. E vediamo quali zone ci mancano prima. Allora, verso Cat Street. Non dovrebbe girare una leggenda da queste parti, io. Mi pare di sì, facciamo una magia. Prego. Devo concentrarmi sulle leggende metropolitane. Allora, Fretti. Vai pure. Ecco fatto. Che poi... sto tizio messo così, più lo guardo più ci penso mi sembra Alessandro Borghese, ti giuro. Allora, qualcuno con qualche ricordo? Il palo telefonico del video di Kimacha Street non è qui a Cat Street. In teoria, passandoci vicino si possono sentire le voci dei defunti. Ah, un mistero strano. Credo che il palo telefonico sia quello lì vicino da Jupi. Probabile, ora dobbiamo avvicinarci e vedere se sentiamo qualcosa. Ascoltare le voci dei morti non era nei miei programmi oggi. Spicciamoci ad andare a vedere io. Potresti andare a sentire tu per noi, Beat? Oh. Sicuro? Che eroe! Mandalo avanti. Sai cosa? Facciamo un cambio. Facciamo un cambio. Mettiamo a rindo questa qui. Nonostante quella del veleno a me non dispiaccia, cambiamola a rindo. So che quella di Fret non è male di sinergia, ma... proviamo a cambiare. Proviamo a cambiare un attimo le carte in gioco e mettiamo questa qui a Fret. Questa qui dell'acqua. Abbiamo ancora il ghiaccio, però non abbiamo più il vento. Il vento è importante. Il vento sarebbe buono avere una spilla triangolo forte, una super spilla, da poter dare a Nagi al momento. Proviamo così. Voglio cambiare un attimo le carte in gioco. Il punto è questo, no? Io non sento proprio niente. Beh, comunque è grande che sei andato a sentire. Che coraggio. Tornando a noi, forse ci vuole un po' per sentirlo. Ci sta, aspettiamo e vediamo che se cambia qualcosa. Strano. Concordo pienamente. Di che parlate? Non hai visto la signora che è appena passata, Bit? Sembrava terrorizzata. Sei serio? Quindi la leggenda è vera? Scansioniamo e scopriamo perché. Quale signora? Ah, ci sono tre persone che sentono cose? È stata una persona a fare quel verso, vero? Sembrava proprio che stesse soffrendo. Proveniva da qualche parte davanti a me, ma dove? Vediamo. Wow, quella signora si è spaventata così tanto che me la sono quasi fatta sotto pure io. Anche gli spauracci sono contagiosi. E tu invece? Qualcosa laggiù ha appena spaventato di brutto una signora. Dovrei andare a controllare. Tra l'altro ha lo stesso disegno di Makoto del gioco originale senza gli occhi. Considerato che collega Shibuya ad Harajuku, questa via è troppo tranquilla. Tutto questo silenzio mi fa venire voglia di andare a ballare e fare casino. E che c'entra, scusami? Un posto per adulti. Si sta proprio bene qui. Non diresti mai di essere ancora a Shibuya. Alla stazione non c'è tutta questa pace, questo silenzio. E che c'entra, scusami? Qualcun altro in rosso, eccola qui. Fa, giuro che un pervertito appena ansimato dietro di me. Perché li attiro sempre tutti io? Perché sei carina. Qualcun altro? Ecco qua. Giuro di aver sentito qualcuno fare un verso strano alla mia sinistra, ma non vedo nessuno. Basta? Ok. Qualcosa hanno sentito di sicuro. Senza dubbio il lamento dei dannati. Ma perché lo sentono solo alcune persone? Boh, quello è ancora un mistero.
Dite che quelle persone hanno sviluppato un tipo di sesto senso. Dobbiamo determinare cosa hanno in comune le persone che sentono le voci. Non dirmi che non riesci a sentire la mia voce. Sì, ma alcuni erano posizionati qui. Aspetta, le persone hanno sentito le voci, erano in linea retta rispetto al palo. Forse hai ragione, ma quindi? Forse dovremmo seguire il percorso fatto da quelle persone. Magari la risposta è lungo la linea che hanno tracciato. Va bene, andiamo da quella parte. Speriamo di scoprire la verità. Controlliamo. Non mi pare che qualcuno oltre a questo punto abbia sentito qualcosa. Ok, diamo un'occhiata qui attorno allora. Oh, l'ho sentito. Veniva da destra. Wow, oh cielo. Che cavolo, mi avete fatto spaventare. Che c'è? Come che c'è? Non l'hai sentito? No, e tu, Bit? Non ho sentito niente, io. Io sì. Era un gemito assai inquietante. Davvero? Dite che lo sentirò se vengo lì da voi. Ma Bit c'ha le cuffie. Ah, ma che cavolo! Quindi si può sentire solo stando qui, il mistero si infittisce. Ma... ehi, mi sa che ho risolto. Quello sembra un altoparlante. Quindi era solo uno scherzo scemo. Può essere? Troppo semplice? Oh cielo, lo sento di nuovo. No, ora si è fermato. Boss, pare che ci si debba posizionare tra l'altoparlante e il palo perché risulti udibile. Impossibile, è vero. Sta storia si fa sempre più assurda. Vediamo, altoparlante, direzione. Ah, forse ci sono. Dovrebbe essere altoparlante direzionale. Come funziona? Ti permette di proiettare il suono in una direzione specifica. Quindi se non ti posizioni nel punto giusto, non senti un accidenti. Sì. Descrive perfettamente la nostra esperienza, però perché si trova qui? È uno scherzo stupido, yo. Guardate, c'è una telecamera proprio lì. Dite che fanno vedere in streaming la gente che se la fa sotto. Bah, che porcheria. In breve, siamo di fronte a uno scherzo di dubbio gusto trasformato in leggenda. Ma poi nessuno ha visto sto altoparlante? Immagino che sia stata tutta una trovata per farsi un nome. L'importante è che ora sappiamo cosa c'è dietro. Andiamo a dirlo a quel demone. La vediamo allo stesso modo. Wow, un mistero incredibile. Andiamo a Shibuya Ikarie. Dovrebbe esserci una leggenda anche in questo posto. A Shibuya certo non mancano. Allora vuoi usare il tuo potere o no, Fred? Oh, giusto, me ne ero scordato. Ok, ci sono. Concentrazione. Vediamo Alessandro Borghese. A Shibuya Ikarie. Ma può ribaltare o meno la situazione? Vediamo. Vestiti della mamma, no. Vediamo qualcuno che ricorda. Eccoti qua. Mi chiedo se sia quello il graffito di cui parla Macha Street. Se non sbaglio, chiunque segue quelle frecce scompare. Bah, non lo so. Quale graffito? Non vedo nulla. Se non sbaglio, il cavalcavia accanto a Shibuya Ikarie è quello in cui parla Macha Street in uno dei suoi video sulle leggende metropolitane. Dopo voglio andare a vederlo. Ma scusami, hanno cancellato tutte le notizie riguardo a queste leggende metropolitane, ma i video sono ancora possibili raggiungerli? O i video sono impossibili da raggiungere a noi e hanno cancellato tutte le informazioni solo a noi sui nostri telefoni? Credo la seconda. Dovrebbe esserci una storia collegata al cavalcavia vicino a Shibuya Ikarie. Immagino che sia dove ci attendono le frecce maledette. Non è che ho paura, ma sono tutte cavolate, vero? Possiamo soltanto restare a vedere. Vero, andiamo al cavalcavia. Eccoci qua. Ah, queste frecce. Ecco le nostre frecce. Belle, fatte bene. Non mi dice nulla. Sta roba non fa paura per niente. Anche se ora che ci penso, mi pare di aver già visto una cosa simile. Uffa, dove? Nobile Rindo, secondo voi dove puntano queste frecce? Mi sembra verso sottopassaggio. Allora spicciamoci ad andare a vedere. Che tra l'altro qui c'è anche una missione secondaria e ci sono altre frecce. Queste vanno in quattro direzioni. Guardate, yo! Eccole lì, ma c'è un QR code. Curious. Di certo sono molto simili alle frecce che abbiamo visto poco fa. Queste puntano tutte in direzioni diverse però. Che cavolo vuol dire? Di sicuro non aiutano a capire la prossima destinazione. In realtà o il QR code è da scansionare
o l'unica direzione utile è quella che va verso per voi. È difficile spiegarlo. Verso di qua per voi. Per me è di qua. Nobile Rindo, permettete? Secondo voi quel codice in basso a destra ha qualche significato? Può darsi, prova a scansionarlo col telefono. What? È un indizio, io! Trova la fortezza che ospita i protettori di questa zona. Poi segui la freccia che punta a sinistra se vista dalla fortezza. Che cazzo vuol dire? Beh, protettori di questa zona potrebbe significare un milione di cose. La polizia? Dovremmo iniziare cercando questa cosiddetta fortezza. Può essere, esatto, la polizia forse, quelli là, boh. Di sicuro non è lui. Potrebbe essere il negozio di Ryoji. Non è esattamente il primo posto in cui l'espressione protettore di Shibuya mi fa pensare. Francamente quest'uomo lo definirei un portatore di caos. Che cosa ha fatto per meritarsi sta reputazione? Cose varie. Però si può anche considerare un protettore della pace da un certo punto di vista, non escludiamolo. Io lo escludo a prescindere, sto criminale pazzo. Sì, ma anche il dentista è tipo una fortezza che protegge i denti, no? Però spesso non ci vai dopo che hai avuto un problema. In vero, chi fa controlli regolari si può dire che venga costantemente protetto. Visto, boss mi capisce. Dai, su, aggiungiamolo alla lista. Non lo so, Fret, una fortezza che protegge questa zona si può anche davvero definire così. Non lo so, escludiamo anche il dentista? Questi invece sono? Qualcun altro si sente a disagio? Perché? Hai combinato qualcosa che dovremmo sapere? No, sono un bravo ragazzo, ok? Allora non fare il losco, io, altrimenti i pulotti si metterebbero a fissarti. Aspetta, ma di che ti preoccupi? Non posso nemmeno vederci. Personalmente mi sento più a mio agio se c'è la polizia. Shibuya è pieno di personaggi loschi dopo tutto. Non si può mai sapere cosa ci aspetti dietro l'angolo. E immagino di non essere l'unica a sentirsi più sicura in presenza di persone in divisa. Ok, non mi ricordavo che qui c'era la stazione di polizia. Io pensavo che era fuori dall'incrocio, diciamo. In ogni caso la stazione di polizia corrisponde alla descrizione. Quindi dobbiamo andare a sinistra. Mi sa che abbiamo controllato tutti i posti più plausibili. Proporrei di rifletterci meglio consultando questa mappa. Ok, quindi dobbiamo andare a sinistra della stazione di polizia. Grande Nagi. Pare che talvolta sia vantaggioso avermi intorno. Grande boss. Ok, è un'ottima occasione per ricapitolare quello che abbiamo scoperto. Allora, quale di queste frecce dobbiamo seguire? L'indizio era: trova la fortezza che ospita i protettori di questa zona. Poi, quando sei alla fortezza, segui la freccia che punta a sinistra. Le possibili fortezze sono: il negozio di Ryoji, la stazione di polizia e il dentista. Se è il negozio di Ryoji, allora dobbiamo seguire la freccia gialla. Mentre se è la polizia, dobbiamo seguire la freccia blu, che va verso il basso. E poi c'è il dentista, che sarebbe la freccia rosa. Ah, quale sarà? Lord Rindo. Allora, nobile Rindo, avete deciso? No, penso che sia la più palese, sia la polizia e basta. Ok, secondo me dobbiamo seguire la freccia blu. Come mai? Vedila come vuoi, ma la fortezza che protegge la gente è per forza la stazione di polizia. Se guardi le frecce dall'ingresso, la freccia blu punta verso quella sinistra. Io non ti ho seguito, voi due? Concordo con il nobile Rindo. Allora anch'io, mai dare contro la nostra boss. Bene, quindi dobbiamo andare all'uscita ovest dell'autostazione. Esattamente. Sbrighiamoci, yo! Ok, e quindi dove punta la freccia? Più che altro a cosa? A questo demone. Sembra che le frecce finiscano qui. È da dedurre che sia questo il punto in cui le persone scompaiono. Perché salgono sul pullman. La stazione dei bus, cioè un sacco di gente si perde da ste parti, ma in senso diverso. Ehi, dove è finito Tamarindo? Non ho idea, ma di sicuro non è qui. Oh cielo, credo sia salita a bordo di quell'autobus laggiù. Aiuto! Smetti di scherzare, Tamarindo, sbrigati, scendi da quel bus. Ma siamo partiti davvero con l'autobus? Cosa cazzo è successo? Ah, per un pelo, chissà dove mi avrebbe portato. Ma perché cavolo sei salito, io? Vorrei saperlo anch'io, Bit. Aspetta un momento, sei un giocatore. Oh,
Un demone? Che ci fa qui? Ehi, sei tu che mi hai fatto salire su quell'autobus, non è così? Scusa, scusa, avevo gli occhi puntati su dei fessi del PR. Chi arriva qui dopo aver seguito quelle frecce vince un bel giro sul primo bus in partenza. A dire il vero, la metà delle volte non so neanche dove finiscano. Da morire da ridere, eh? Ma dimmi, che cosa ci guadagni a fare così? E a te che ti importa, moccioso? Non mi va di sprecare il mio tempo a spiegartelo. E comunque di solito non prendo i miei giocatori, tanto non andrebbero lontano. Giuro che sclero di brutto se ti sento dire altre stupidaggini, io! Però ora sappiamo chi c'era dietro quella leggenda metropolitana! Cioè, qualcuno sta indagando su di me, oh cacchio. Però c'è ancora una scappatoia, dovete soltanto farmi il favore di crepare. Scordatelo! Sarebbe bello combattere contro i demoni, ma io credo che in questo titolo non si combatta contro di loro. Rinoceronte e lupetti. Beccati questo. Madonna mia, che combo incredibile. Bravi tutti. Allora, dobbiamo fare attenzione al fuoco. Sai cosa? I pilastri qua di roccia sono forti, ma contro nemici veloci come questi non riesce a stargli dietro. La bomba perlomeno, forse qualcosa di meglio può fare perché c'è un raggio d'azione. E i pilastri non so quanto siano utili. Scusate, non succederà più, volevo solo divertirmi un po'. Vi supplico di non dirlo agli altri demoni. Gli altri demoni sono sempre super indaffarati. Tu non hai proprio nient'altro di meglio da fare. Onestamente no. Essendoci così poche squadre, io sono praticamente inutile. Perciò ho pensato di svagarmi facendo qualche scherzo alla gente del PR. Ma hai una strana definizione di scherzo. E dai, non fare il bacchettone. Li lascio solo salire su un bus a caso e quando si riprendono non sanno dove si trovano. Dovreste vedere gli sguardi terrorizzati dei turisti. Scherzi! Facevi sta roba soltanto perché ti sentivi giù. Non fatemi del male. Volevo soltanto farmi notare. Vi siete mai chiesto cosa provano gli amici delle persone che svaniscono? Anche se le vittime tornano sane e salve, il trauma dello spavento rimane. Non mi sorprende che questo fenomeno ricorrente sia sulla bocca di tutti. Ecco svelata la leggenda. Direi che sappiamo tutto quello che c'era da sapere. Ecco, mi chiedevo, state indagando su queste cose per una missione? Beh sì, anzi fra non molto dovremmo andare da quel demone a raccontargli tutto. Non è che potrei convincervi a tenere chiusa la bocca. Tienila chiusa tu la bocca. Certo, certo. Allora io vado, ciao. Per un attimo è stato come se davvero avesse la coda tra le gambe. Sì, che si goda la libertà quel bulletto. Fra poco i demoni gli daranno una bella lezione, io. Abbiamo finito. In vero, questa leggenda non ha più misteri. Allora siamo stati grandi. Andiamo a dirlo al demone. 5.000 yen e ci manca solo un'ultima zona. La zona dello East. Allora, qui c'era una leggenda che gira. Beh, per saperlo bisogna scansionare la zona. Su, Fret, spicciati, yo! Certo, concentrati, Fret, concentrati. Allora, vediamo. Alessandro Borghese, che cosa diceva di questa zona? Ecco fatto. Ricordo. Vediamo. Chissà che cosa c'è in questa zona. Se non sbaglio, questo poster è in un video di Macha Street. Mi pare dicesse che se getti la spazzatura nel bidone sbagliato ti capita un incidente. Io non lo faccio mai, quindi non ho da preoccuparmi. Cosa, mettere il coso nella spazzatura sbagliata o buttare la spazzatura? Era un corvo rosso quello che ho appena visto. Nah, impossibile. Non sono mica una di quelle leggende di Macha Street. Un attimo, non c'era una che parlava di corvi rossi che attaccano chi getta l'immondizia nel bidone sbagliato? Chiunque getti spazzatura nel bidone sbagliato viene maledetto. E perseguitato da dei corvi rossi. Che nobili protettori dell'ambiente. Non lo so, boss. Credo che nessuno meriti di finire coinvolto in un incidente. Chissene, andiamo a controllare i bidoni, yo. Ottima idea. Andiamo a controllare i bidoni, allora. Eccoli qua. Beh, non è proprio il bidone. Quindi è quello il bidone del brivido. Pare che sia solo per rifiuti non riciclabili.
Vediamo se il tizio viene maledetto, aspetta. Avete visto? Oh sì, che razzi sfacciato. Credo che abbia gettato una bottiglia o una lattina. Ora gli insegno io a riciclare. Ehi, Beat, amico, calmati un secondo. Oh, wow. Eccomi, sono il Corvo Rosso. È un supereroe, in pratica. Eccolo, il Corvo Rosso. Si è appollaiato sulla testa di quel tizio, ma non credo che se ne sia accorto. È solo un cavolo di rumore, yo, che delusione. Chissà, visto ciò che sappiamo di questa maledizione, dubito che sia solo un cavolo di rumore. In effetti, dicono che attira le persone negli incidenti, no? Io direi di seguire quel tizio, intanto. Dove è andato? Ah, a Dogenzaka. Non è che se adesso non lo salviamo viene investito? Ehi, Tamarindo, hai fame? Io, cioè, non proprio. Neanch'io, in realtà, però mi è venuta una voglia improvvisa di curry. E quando mi succede, ascolto la mia pancia o son guai. Qui è dove inizia ad aver paura. Oh no, che paura. Io sto con fretta. Non mi spiacerebbe una bella ciotola di curry. Lo sapevo. Visto, Tamarindo, Beat mi capisce, non come te. Smetti di fare scenate. Vogliamo andare dal Don? Sì, sapevo che ti avrei convinto. Sì, ma ci andiamo dopo, Ciccio. Quanto lo sapevo che questo tizio stava per venire investito. È lui. Ehi, ehi, vuole lanciarsi in mezzo al traffico. Sembra molto determinato a raccogliere i rifiuti della strada. Secondo voi quel rumore che lo controlla? Può darsi. Nagi, non potresti esorcizzare quel rumore? Sarebbe un piacere. Col permesso. Devo raccogliere quel tesoro prima che qualcuno me lo rubi. Wow, ci sono altre cose luccicanti. Beh, non è proprio un corvo, è una gazza ladra in pratica. Invasione! Quindi combattiamo contro i corvi, eh? Forse... Allora, i corvi sono deboli alla roccia, però non so quanti pilastri ci potrebbero aiutare. C'è un orso gigante. Benissimo, quindi prima dei corvi ci concentriamo su di lui. Ecco fatto. Vola via. Non vola via lui. La madonna, ma sto orso c'ha un raggio d'azione tremendo. Rindo, dove cacchio l'hai lanciato quel colpo? I pilastri di roccia non valgono nulla. Non servono a una sega. Vanno sempre oltre il nemico. Se non sei lontano non servono a nulla. Ah, dannazione. Va bene. Dovremmo ritornare all'idea originale e mettere a fretta le frecce esplosive di roccia. Ecco qua. No. No, 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 no. Allora, il colpo che abbiamo dato a Fred, quello lì della pioggia, fa schifo a livello di danno. E i pilastri di roccia vanno troppo lontano per colpire il nemico. Non sono buone queste spille assieme. Però almeno il rinoceronte con la pioggia ci crepa. Perfetto. Oh, finalmente. Oh, cacchio, per pochi secondi non abbiamo preso l'oro. Peccato. Peccato. Abbiamo trovato qualcosa di bello? Si sta evolvendo. Si sta evolvendo al 5 o al 6, però aspetta.
diventata Yukimitsu. Forse allora può fare buoni danni, chi lo sa. Non abbiamo trovato niente di nuovo, va bene, non importa. Ehi, dove diavolo mi trovo e perché sento l'impulso di raccogliere tutto quello che luccica? Ehi, che ci faccio qui? Un attimo fa non ero allo East, strano. Bravissima, Spilletta! Già, davvero. Stava per prendere una brutta piega, ma ce l'hai fatta, boss. Quindi, alla fine, era soltanto uno stupido rumore. Sembra di sì, forse ha fatto un nido tra quei bidoni. Secondo me andava matto per le lattine, insomma, visto come luccicavano e tutto il resto. E probabilmente non gli interessava della spazzatura riciclabile perché, beh, non brilla. Indeed. È probabile che la vostra ipotesi sia corretta. I corvi sono noti appassionati degli oggetti luccicanti. Caso chiuso, quindi. Credo di sì, però ora sappiamo com'è nata questa storia sulla gente che sbaglia bidone. Già, come ha detto Fred, caso chiuso. Quindi possiamo andare dal nostro demone preferito e raccontargli tutto. Sì. Non solo una, ma tutte quante le leggende metropolitane.